spieghiamo in breve che sta accadendo da qui a massimo un'ora. Intanto il benvenuto da parte della Corte di Brut e un ringraziamento all'associazione Nessuno Tocchi Caino, di cui ognuno di voi fa parte. Nell'incontro precedente avevamo detto, padroni nel nostro silenzio e schiavi della parola pronunciata, che avremmo portato dentro l'associazione 10 iscritti che avessero una potenziale funzione nello sviluppo delle attività dell'associazione e non solo quindi un supporto di carattere solidaristico, ma concreto, la teorizzazione del fatto e non fatti da teorizzare, fatti che poi non si compiono. Quindi velocemente presento innanzitutto la caposquadra della cooperativa sociale Arnia per quello che riguarda il pianeta carcere, che è Giuliano Sella, a cui chiederò a breve di intervenire per riassumere un pochino quella che è stata la sua esperienza nel mondo della carcerazione, che vi darà quindi la misura anche di quello che è stato fino ad oggi il nostro impegno nel seguire lei e nelle sue attività. Abbiamo come altri iscritti Alice, che non è presente perché ha delle contrazioni attualmente, essendo prossima al parto, e suo marito o consorte, meglio ancora, che è Angelo. Sono due educatori cinofili. Interverrà Angelo brevemente per dire che cosa può fare concretamente, grazie anche al patrocinio dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, che si è procurato di contattare e di incontrare qui alla Corte per il pianeta carcere. Poi abbiamo Flavia, che prima di essere mia figlia è da 5 anni impegnata, senza mai mancare un turno, nelle visite come volontaria a Rebibbia, e sta intraprendendo una carriera lavorativa da avvocato e penalista in un noto studio romano. E Matteo Inzaghi, che è al tavolo accanto a Giuliana, è un'altra anima qui della Corte dei Brut per tutto quello che riguarda qui in Corte i progetti artistici e culturali, inserito nella giuria del premio Chiara. È un giornalista, è direttore di una testata televisiva che dà voce e vita alla Corte, non è iscritto all'associazione Nessuno Tocchi Caino, non gli è stato richiesto, se lo farà in una forma assolutamente autonoma e indipendente e non coordinata come è accaduto nel nostro caso. Federico si iscriverà a breve. Grazie all'interessamento di Elisa, di Sergio e di Rita, ma in particolare di Sergio, che per prassi contatta prima sui social e poi di persona Giuliana le persone sensibili alle tematiche dell'associazione. Quindi direi che la serata prosegue con un'unica indicazione. In ritardo sull'orario sta arrivando anche un imprenditore che fa sempre parte del nostro gruppo della cooperativa, si chiama Carlo Rola. Per lui anticipo che si occupa nel settore del tessile anche della produzione fino a 1 milione di mascherine, e ha ottenuto a nome della nostra cooperativa presidio chirurgico dall'Istituto Superiore della Sanità. E come già accennato a Giuliana, si vuole proporre la produzione, oltre che la partecipazione ai bandi, all'interno degli istituti penitenziari. Si è pensato al carcere femminile di Rebibbia in cooperazione con un'altra cooperativa sociale, e di realizzare queste mascherine. Detto questo, l'unica condizione che poniamo in questa ora è che uno parla e gli altri ascoltano.
si può tranquillamente quindi chiunque di noi intervenire, ma vi prego per una maggiore attenzione che si possa favorire l'ascolto per la comprensione, che è un principio ormai abbondantemente perso. Spesso si ascolta per ribattere, invece noi tendiamo a ripristinare l'antico concetto proprio di Plutarco, si ascolta per comprendere e non per ridire la propria, per intenderci, che poi è un leitmotiv, credo, proprio del Partito Radicale dall'inizio, se no non avrebbe ascoltato. Conoscere. È l'anticaino. Detto ciò, quindi la serata la lasceremo guidare, per chi non conosce l'associazione e in tutti i suoi aspetti, da Elisa, da Rita e da Sergio, motivo per il quale sono seduti là. Finita la presentazione dei progetti, Sergio ci dirà cosa si attende o cosa si attende da noi e cosa comunque l'associazione sta facendo, se non lo dirà lui lo dirà Rita o Elisa, e a seguire poi una, spero, piacevole cena. Quindi darei la parola a Giuliana, che ovviamente ti presenti, a rotazione Angelo, quindi Matteo per ultimo, che presenterà il capitolo in particolare di un'opera editoriale che ha scritto sul cinema e il carcere, che potrebbe divenire un motivo in più per risaldare chi sta dentro le mura con chi sta fuori. E in arrivo anche Clarissa Pari, attrice e regista che lavora nello spazio Arte Corte dei Brut, che ha dato ampia disponibilità a fare laboratori teatrali, purché relativi a carcere di opera o di bollate. Prego Giuliana. Sì, sono contenta che ci ritroviamo insieme. Racconto volentieri la mia esperienza personale con il carcere, perché in fondo nella mia esperienza personale c'è un po' quello che è comunque un po' il filo rosso del rapporto col carcere, della cascina e della cooperativa Arnia. Nel senso che è vero che tutto per noi è un po' capitato in quell'ascoltare per comprendere, perché la mia vicenda personale è assolutamente banale. Tutto si riduce al fatto che veramente dove non ci sono i cavalli trottano i somari. Io abitavo a Novara, e dove c'è un supercarcere, e un gruppo di detenuti dell'alta sicurezza sfinisce talmente il direttore da convincerlo a fare un corso di informatica. Il direttore dice di sì, ma non abbiamo i soldi per pagare un insegnante. Il cappellano contatta un'associazione di volontariato di cui io facevo parte e dico: ma non so, ma tu puoi andare a dare due lezioni di informatica in carcere? E questo succedeva nel 96. Da allora queste due lezioni di informatica sono diventate il momento, diciamo, che ha legato delle storie assolutamente personali di questo primo piccolo gruppo di sei detenuti con cui venivamo chiusi in cella e controllati come civili, appunto perché si faceva lezione, sono diventati un po' il momento della riflessione poi sulle vite all'interno del carcere. Quindi devo dire, da un incontro assolutamente fortuito, questo ascolto e questa conoscenza delle storie singole ci hanno poi portato piano piano a riflettere su quello che era tutto il mondo più ampio che ruotava intorno a queste singole vite. Di cui devo dire è stata forse la cosa più interessante anche dello sviluppo di tutto quello che poi è successo per noi, per l'Arnia, attorno al carcere, detenuti di cui non conoscevamo nemmeno le storie personali all'inizio, intese come storia di carcerazione. Io per molti anni di quei detenuti, ad esempio, non ho saputo perché erano stati carcerati. E questo un po' è quello che è rimasto, sempre anche nella cooperativa, un senso, come dire, largo di accoglienza rispetto a quello che era la comprensione del mondo della pena, della carcerazione, al di là della vita di ognuno rispetto al reato, cioè sempre alla scissione della persona rispetto al reato.
Quindi io comincio ad andare in carcere nel 96, le cose vanno bene, il cappellano è contento, finiamo questo corso, dice rimani con noi, dammi una mano a fare i colloqui con i detenuti, il sostegno, eccetera. Questi detenuti di lungo corso cominciano ad andare verso il fine pena e noi intanto cominciamo a riflettere ad esempio su cosa sarebbe stato il dopo, su cosa offriva il fuori dopo il carcere. Si forma una cooperativa sociale, una piccola cooperativa sociale a Novara e lì c'è questo contatto presieduta da Don Lino Campiotti, esatto, della Caritas, presidente allora della Caritas di Novara, e lì nasce poi questo contatto con la cooperativa Arnia, che si crea anche un po' su questo modello che era interessante perché in fondo era una cooperativa formata completamente da ex detenuti. Rispetto al fatto che molti di questi detenuti venivano da pene, erano ergastolani, alcuni detenuti per omicidio, è nata anche ad esempio la riflessione sulla pena di morte. Questo è stato veramente il punto di contatto. Con Nessuno Tocchi Caino ci conosciamo ad esempio da molti anni perché con Sant'Egidio abbiamo fatto delle campagne contro la pena di morte. Il punto di contatto in fondo è stata veramente la riflessione sulle vite di queste persone detenute che noi conoscevamo e che potenzialmente in altri paesi sarebbero state condannate a morte. Effettivamente la riflessione è nata da lì ed è andata avanti. Da questo contatto appunto con questa cooperativa di Novara ci incontriamo con la cooperativa Arnia e devo dire che sempre di più i progetti sono stati un po' quelli di creare un ponte che potesse accompagnare, diciamo, i detenuti da dentro a fuori. Quindi grande sostegno dentro, sì, con i colloqui, con l'aiuto dal punto di vista penale, eccetera, ma soprattutto, diciamo, il legame con il dopo, che è un po' quello che effettivamente vogliamo continuare e che ci interessa particolarmente, diciamo, sviluppare con i progetti di cui parleremo questa sera. Perfetto, Angelo, alzati. Angelo Picocca è uno dei fondatori, cofondatori della cooperativa, insieme a dei fondatori della cooperativa di cui Giuliana parlava. È un educatore cinofilo, è iscritto all'associazione Sono Tocchi Caino unitamente ad Alice. Cosa proponete? Allora, noi abbiamo pensato di stendere un progetto che è legato a quello che è il nostro lavoro fondamentalmente, che possa essere di aiuto anche ad altre persone. Io sono un volontario di protezione civile e facciamo ricerche dispersi. E l'unica mia esperienza col carcere, ne ho girate un paio, ma è soltanto per andare a trovare una persona a cui tengo tantissimo, e questa cosa mi tocca sul personale, quindi ho pensato insieme alla mia compagna di stendere questo progetto. Il progetto è un progetto che possa dare quantomeno un'opportunità, e se non un'opportunità, arricchire le competenze e le capacità personali di ogni singola persona che ci vorrà partecipare. Le opportunità, diciamo, fisiche possono essere quella di trovare un lavoro presso rifugi e canili o come attività di pet sitting o miglioramento della gestione di cani di proprietà, che non significa prettamente essere un educatore cinofilo, ma è qualcosa che ci può andare vicino. E inoltre, vabbè, abbiamo due progetti paralleli, e uno e l'altro che è il proseguimento di questo, magari far diventare una persona proprio educatore cinofilo, o il sostegno alla genitorialità con l'ausilio del cane. È studiato che attraverso il cane nei colloqui si può magari ricongiungere dei parenti che si sono allontanati. Gli obiettivi generali che ci prefiggiamo di avere sulla persona sono un miglioramento della gestione dell'ansia, un miglioramento del tono dell'umore, un miglioramento della comunicazione con il cane, corrispondente incremento del senso di autorealizzazione. Gli obiettivi specifici sono promuovere senso di autoefficacia attraverso la relazione con il cane, favorire la relazione ed espressione adattativa di stress e aggressività delle emozioni,
rispettare le regole all'interno del gruppo e con il cane, incrementare le capacità di realizzarsi in modo adeguato con i membri del gruppo e con gli operatori, favorire l'accudimento personale, incentivare la partecipazione continuativa alle attività e progetti proposti. E il progetto è un po' più lungo, però diciamo che questo è ciò che si basa sulla persona, poi va più nello specifico su quelle che sono le competenze che poi trasmetteremo attraverso la frequentazione del corso. Della corte dei brutti, è un imprenditore, ha fatto, come vi dicevo prima, ottenere alla cooperativa Arnia un presidio chirurgico su una potenziale produzione di mascherine fino a 1 milione, mi pare, e ha già preso contatti a Rebibbia nella sezione femminile con Germana De Angelis, che è una mia sorella acquisita, e suo fratello fu barbaramente torturato e ucciso in una cella di isolamento durante gli anni di piombo, e Germana ha dato vita a questa iniziativa di sostegno alle detenute di Rebibbia, e Carlo ha triangolato in che termini e cosa. Allora, buonasera a tutti. Volevo spiegarvi questo. Allora, seguendo l'appello del governo, l'azienda che rappresentavo ha studiato e ha messo a punto un brevetto di una maschera chirurgica che è caratterizzata da alcuni punti di forza che si differenziano da quelle attualmente in commercio. La cosa più importante, oltre agli scontati requisiti di protezione della maschera, è dato dal fatto che innanzitutto non voleva essere un progetto di speculazione, ma voleva essere un progetto per la società. Si è partiti da due punti punti importanti, che sono: uno era il discorso della valutazione dell'impatto ambientale, per cui si è puntato su una maschera riutilizzabile, laddove il riutilizzo viene ancora prima del riciclo, ossia allungare il ciclo di vita di un prodotto. Abbiamo messo a punto questo modello, è stato sia approvato dall'Istituto Superiore della Sanità sia marcato CE. La cosa importante di queste mascherine, che fanno parte, al di là dell'emergenza Covid, entreranno a far parte della vita di pochi giorni, potete pensare che in quasi 2 anni di utilizzo di queste mascherine, calcolando nello spessore, la dimensione, tutte impilate, faranno un volume grosso circa come il Duomo di Milano. Il problema non è il Duomo di Milano come volume di maschere che verranno disperse nell'ambiente, ma è come si sposta lì il Duomo di Milano, perché ci vuol dire che ci servono 1500 tir. L'impatto è devastante. Per cui, allungando la vita dei prodotti, riusciamo sicuramente a salvaguardare il nostro ambiente. Un'altra cosa sulla quale abbiamo puntato tantissimo era l'impatto sociale di questa maschera. Il confezionamento è molto semplice, perché abbiamo puntato ad abbassare i costi. Per abbassare i costi abbiamo tentato di ridurre tutto al minimo e abbiamo collaborato con la cooperativa di Germana per poter portare il confezionamento e il confezionamento, il taglio, la confezione nelle carceri, con un modello molto semplice, ripetitivo, dove questa esperienza poteva essere clonata e portata in diversi istituti di detenzione. La cosa interessante è che il lavoro, essendo molto semplice, permetteva innanzitutto anche di parametrizzare e creare una sorta di corresponsabilizzazione nel lavoro dei vari laboratori, ossia il problema grosso è dare sempre la continuità della mansione, del lavoro, e è un lavoro facilmente clonabile, riproducibile. E siamo riusciti
a ottenere tutte queste caratteristiche. Una cosa importantissima era la collaborazione che abbiamo cercato con il Ministero della Difesa e in particolar modo con l'Agenzia Industria Difesa, che è un'azienda, soggetto giuridico all'interno del Ministero della Difesa, con la quale potevamo produrre insieme queste maschere, per cui loro diventavano l'interlocutore preferenziale dove si concentrava la parte commerciale, e con Germania ci saremmo occupati poi della ci produzione. Potremmo occupare. Ci potremmo occupare della produzione. Cosa manca, Carlo, perché questo avvenga? Mi scappa da lì della volontà politica. E perché guardi lassù? Perché a te non ci ho guardato. Ah, va bene. Perché il problema è che forse manca veramente la volontà, perché essendo questo dispositivo medico è un dispositivo medico riutilizzabile, già assolve agli obblighi di legge, ossia nella legge degli appalti l'articolo 34 prevede la valutazione dell'impatto ambientale e dei CAM, che sono i criteri ambientali minimi, prevede come elemento minimale, ossia per forza negli appalti dovrebbero essere privilegiate delle maschere riutilizzabili o degli acquisti in rispetto dei GDP, che sono gli acquisti verdi, rispetto agli usa e getta, per cui esiste già la legge, andrebbe soltanto fatta rispettare. A domanda precisa, perché noi ci siamo già interessati in diversi bandi per poter accedere a questi bandi, cosa manca? Dicono per comodità prendiamo le usa e getta, ma si va già contro la legge dello Stato. Per di più, nel decreto rilancio, articolo emendamento al decreto rilancio 229 bis, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero della Sanità hanno già espresso parere favorevole per i dispositivi medici riutilizzabili, per cui camici, cuffie, cioè tutto il mondo del riutilizzabile, per cui Germana ha dato un apporto importante in termini logistici. Il prodotto c'è, il costo, che stiamo parlando di costi essendo dispositivi riutilizzabili, il costo andrebbe a meno del 50% rispetto alle maschere più economiche da 0,30. Per cui dov'è il problema? Il problema forse è soltanto una volontà politica, e perché ci sarebbe risparmio da parte dello Stato rispetto delle leggi, impatto ambientale notevole, e calcolate che con questo progetto che avevamo presentato, col business plan che avevamo presentato a Agenzia Industria Difesa, c'era il coinvolgimento di 140 tra detenuti e ex detenuti, per cui sono dei numeri importanti e con delle marginalità importanti che rimangono allo Stato, perché essendo lo Stato, Agenzia Industria Difesa, partner privilegiato, comunque faceva anche marginalità, per cui tante volte sembra che le cose sono a portata di mano, ma tanto vicine come tanto lontane. Grazie. Adesso è il momento più rilassante, ma non meno significativo: il cinema dietro le sbarre. Cos'è il cinema dietro le sbarre, Matteo? Dunque, ciao, buonasera a tutti e grazie, sono quello socialmente meno impegnato di questa sera, non c'è dubbio, riporto un po' di... Per adesso la tua professione è quella di informare, quindi... Sì, e infatti, diciamo che io sono il classico giornalista che parla un po' di tutto e capisce poco, sostanzialmente di tutto, tranne la storia del cinema, quella la conosco piuttosto bene, insomma, consentitemi questo vanto, e in effetti... Con questo libro la mia professione nulla c'entra, questo è il coronamento del mio eterno amore per la storia del cinema, ed è stata tra l'altro la storia del cinema a forgiare l'amicizia tra me, Renaldo e la Corte tantissimi anni fa, quindi insomma tutto torna. Come nasce? Il libro si intitola Mai più così belli ed è dedicato all'epoca della New Hollywood. La New Hollywood è...
quel segmento cinematografico che va dalla metà degli anni 60 ai primi anni 80. Ho intitolato così il libro perché secondo me quello è stato il momento più luminoso, impareggiabile per la Hollywood di oggi, ma impareggiabile per tutte le cinematografie, perché come sempre la storia dell'arte è fortemente influenzata da quello che la società e la storia vivono nell'epoca in cui si agisce. E per l'America, come ben ricorderete, quegli anni furono fondamentali. Si passò nell'immaginario collettivo da un'America considerata eterna vincitrice, l'America che esportava la democrazia, l'America che influenzava i costumi, l'America della famiglia, della patria e della gloria, all'America che uccide un presidente in carica che si chiama Kennedy, pochi anni dopo il fratello, uccide Martin Luther King, Malcolm X, fa un disastro in Vietnam di cui ancora oggi paga il prezzo, e poi si scopre tradita dai suoi stessi presidenti, non più simulacri, bensì diavoli. Il caso Watergate è di dimostrarlo, i Pentagon Papers, tutto questo avviene in un fazzoletto di tempo ben evidenziato storicamente dall'autore della introduzione, tra l'altro Gavi Ratese, abita a poche centinaia di metri da qui, è il professor Recchia, che è uno storico contemporaneo dell'Università dell'Insubria. Quindi lui ha fornito una cornice storica a ciò che poi io ho analizzato artisticamente. Perché il cinema carcerario? Perché io ho declinato quello che la New Hollywood ha rappresentato, e quindi quella forza di rottura, di svolta, quella carica anticonformista che i titoli di quegli anni, e segnatamente gli autori nati in quegli anni, hanno significato attraverso i generi. Ora, quando parlo della New Hollywood, forse parlo di qualcosa che ai cinefili non accaniti può sembrare lontano. In realtà ti faccio solo qualche nome di registi che si sono affermati e sdoganati in quegli anni: Coppola, Scorsese, Spielberg, Woody Allen, Clint Eastwood, regista, Brian De Palma, Walter Hill, Michael Cimino. Ecco, questi sono tutti registi, e ho fatto solo pochi esempi, nati con la New Hollywood, nella New Hollywood, tant'è vero che sono ancora coloro che oggi, nonostante ormai un'età anagrafica abbastanza avanzata, riescono ancora a fare la differenza quando fanno qualcosa. Cinema carcerario, a mio avviso, e per questo gli ho dedicato un capitolo, è stato uno di quei generi maggiormente influenzati dal sapore e dal tenore della svolta. Perché il carcere è per eccellenza un luogo, non luogo, un simbolo prima ancora che un posto. E quindi anche, se vogliamo così, un microcosmo in cui si agitano i fantasmi che i registi della New Hollywood cercavano di smascherare, cercavano di raccontare un'opinione pubblica sbigottita da tutto quello che succedeva, portando in scena un attacco viscerale e frontale al potere, perché in quel momento il potere era il nemico. Siccome il potere era la presidenza, il potere erano coloro che avevano mandato i ragazzi a morire in Vietnam commettendo orrende stragi dall'altra parte del mondo, per tutti questi motivi il potere andava riassunto, reso metaforico e stigmatizzato. Il carcere è diventato un po' il luogo per eccellenza di questa azione. Per non farla troppo lunga, poi se avrete voglia di sfogliare il libro lo troverete e lo leggerete agevolmente, i titoli sui penitenziari sono tantissimi, alcuni li conoscono tutti. Fuga da Alcatraz credo che l'abbiano visto tutti, ed è un tipico titolo della New Hollywood. Papillon è un tipico titolo della New Hollywood. Per andare in ordine cronologico, io ho segnato in questo libro la data di inizio della corrente come 1967. In quell'anno, nel giro di pochissimo, escono due film emblematici che danno già un'idea di svolta. Uno è Nick Manofredda con Paul Newman all'apice della sua carriera, e l'altro è La sporca dozzina. Apparentemente molto diversi, ma con un filo comune. Nel primo caso un protagonista assolutamente individualista, che quindi riassume in sé in modo simbolico l'individualismo che fa scuola in una certa subcultura statunitense, alla fine riesce in qualche modo a cambiare il destino degli altri, ma non il proprio, perché comincia a passare dall'io al noi. Nella sporca dozzina, come ricorderete, ambientata nella Seconda Guerra Mondiale in un carcere militare, ci sono delle individualità annullate, perché sono galeotti, quasi tutti destinati alla pena di morte, perché disertori, perché pervertiti, per n ragioni, e riescono a trovare sintesi e addirittura a servire la ragion di Stato, non
non solo mettendosi insieme e facendo squadra, ma addirittura dando un senso alla propria individualità che era stata completamente cancellata. In Fuga d'Alcatraz c'è l'annullamento del singolo e quindi anche in quel caso un potere che tende a annientare l'individuo e a renderlo completamente incapace di intendere di volere, soprattutto nell'immaginario di nuocere, in realtà di esistere, cioè di potersi esprimere. E chiudo con quello che forse è l'autore simbolo di questo capitolo. Si chiama Dalton Trumbo. Non so a quanti di voi dirà qualcosa, ma per la storia del cinema in generale, non solo per questo periodo, è fondamentale. È ormai scomparso da un po' di anni. Lui fu uno sceneggiatore estremamente quotato nella Hollywood anni 40 e 50. Era uno dei più famosi, uno dei più pagati, uno dei più stimati. Lavorava per i più grandi registi dell'epoca. Fu triturato dalla macchina della caccia alle streghe, del maccartismo. Fu bollato di appartenenze comuniste, emarginato, incarcerato, gli fu tolto il lavoro. Era talmente tanto bravo che alcuni registi lo facevano lavorare comunque di nascosto, dietro pseudonimo. Fu ripescato dall'anonimato, quando era quasi economicamente rovinato, da un signore che è morto all'età di 102 anni pochi mesi fa, Kirk Douglas, che prima ancora che un attore è stato un grande produttore e un grande uomo carismatico di indipendenti idee e autonomia, che grazie al suo successo poteva anche permettersi degli azzardi, che lo ripescò dall'anonimato, gli diede il permesso, perché lui se lo poteva permettere, di firmare un film con col suo nome, il suo cognome, finalmente dopo tanti anni di oblio, e quel film si chiama Spartacus, diretto da Kubrick, che Douglas aveva scoperto. Perché vi dico questa cosa? Perché Dalton Trumbo è lo sceneggiatore di Papillon, e in Papillon voi ritrovate parte di quel destino assurdo che questo artista in realtà aveva vissuto in prima persona, quindi l'incarcerazione seppur innocente, il sopruso, l'annullamento dell'individualità e addirittura la spaccatura totale tra la retorica americana declinate in termini molto superficiali e una sostanza ben diversa. Nella retorica americana del cinema classico esiste l'amicizia virile. Se ricordate i grandi western classici, tutto ruota intorno all'idea che l'uomo sia più forte se ha accanto un altro uomo, e se le donne sono magari uno scalino più in basso, belle, fondamentalmente inutili. La retorica nel cinema classico dell'amicizia virile, con poche eccezioni, è questa qua. In Papillon voi trovate degli amici che si tradiscono ogni volta che c'è una fuga da organizzare, e trovate solo un'amicizia reale, che è quella tra Steve McQueen e Dustin Hoffman. Un momento prima di scappare, Dustin Hoffman guarda Steve McQueen e gli dice: vai tu, perché io sono troppo fragile, troppo debole, farei morire anche te. E quindi per Dalton Trumbo, ormai all'apice della sua rinascita, ma per ragioni anagrafiche e di salute, sul viale del tramonto esistenziale, quello è il colpo di grazia al sopruso che lui stesso ha passato. L'amicizia virile esiste, ma la società americana e la retorica per come è stata impostata può mantenerla in vita solo se viene spezzata. Grazie. Grazie Matteo, ma vi riserviamo una piccola sorpresa che Sergio non l'ha già anticipata, ma un ponte tra cinema e carcere, e questo è solo un assaggio, quello che avete apprezzato da parte di Matteo quando si parla di cinema, è che al Festival del Cinema di Roma è apparso qualcosa, Sergio, e da adesso, oltre a questo riferimento, ti prego poi di estendere il vostro intervento, Elisa e Rita, per quello che riguarda l'attività dell'associazione. Ma creiamo un velocissimo ponte con un docufilm. Sì, ma prima di raccogliere la tua indicazione, Rainaldo, intanto volevo dire, qui non ci sono solo io, Rita Bernardini o Elisabetta Zamparutti, che sono, diciamo, i massimi colpevoli di Nessuno Tocchi Caino, quindi più Caini tre Caini. Qui siamo in una situazione nella quale ci sono persone, ognuna delle quali potrebbe raccontare la propria storia e quindi raccontare la storia di Nessuno Tocchi Caino. Chi di più recente
diciamo, formazione all'interno di nessuno Tokyo, di chi di più antica formazione, comunque sono persone che secondo me custodiscono un tesoro, un pregio che non è la politica, non è l'ideologia, non è la tessera di nessuno Tokyo, ma è la loro storia, cioè il proprio vissuto. Se la politica non è il vissuto, non è il racconto di vissuti, non è l'incontro tra vissuti diversi, io non capisco cosa sia la politica. Quindi quando il nostro amico imprenditore si rivolge a questo tavolo pensando di parlare alla politica, io raccolgo il, diciamo, il volto e lo sguardo e l'indicazione. In che termini lo raccolgo? Sì, è vero che qui c'è la politica, ma in realtà la politica, come la intendiamo noi, cioè la vita, cioè il vissuto delle persone. Chiunque, parlo di quelli di Nessuno Tokyo che io conosco, poi stasera ne ho conosciuti degli altri e quindi la cosa diventa ancora più ricca e più, diciamo, profetica, nel senso che creatrice di cose belle che accadranno. Proprio nell'ordine, c'è Nino Caglianiello lì accanto a te, no? Ci conosciamo, Nino, da quanto? Un 6 mesi, 7 mesi, un anno al massimo, avendo tu fatto l'esperienza che hai fatto, avendo conosciuto le persone che io ho conosciuto e quindi essendoci incontrati per la prima volta sul fronte di che cosa? Della vita vissuta, eccetera. Poi c'è una persona che io conosco da, sono 30 anni ormai, no? Io ero lì a consegnare prima linea al Partito Radicale, forse tu già c'eri lì in quella sala delle argive, Roberto Casonato, che qui non dico per caso, perché le cose non avvengono mai per caso, cioè noi vedo un segnale stradale, mi viene in mente, anzi a Rita viene in mente, ma qui è la zona, cioè, Roberto Casonato è da queste parti, quindi lui ha saputo di questa cosa, quando è stato? Verso le 4? 4, 4 e mezzo, ha detto vabbè io stasera ci sono, perché lui dove sa che ci siamo noi, lui fa di tutto per esserci. Ermir di origini albanesi ma vive in Italia, insomma una conoscenza che è questa di un anno e mezzo, e anche lui si ritrova in noi. Eccetera. Darci reale Sabrina? No, aspetta, lo so che l'occhio, come dire, si volge laddove, diciamo, c'è più attrazione, però segue il mio ordine, che non sarà estetico, ma è narrativo, in qualche modo. Maurizio Pistorio, anche lui da poco tempo, poi Lorenzo Ceva Valla. L'arte fatta persona, l'occhio che crea la realtà, non lui che con la sua macchina fotografica la immortala, come si dice. Lui non immortala perché non vuole far morire con la sua arte, vuole far vivere, eccetera. È quello che nel congresso ha tratto i ritratti di coloro che sono nel congresso di Nessuno Tokyo, che è stato fatto il libro, eccetera. Seguo l'ordine narrativo, di fronte a lui c'è Antonio Coniglio, che è la voce narrante del libro Il viaggio della speranza, Simona Giannetti, l'avvocato difensore di Caino, fondamentalmente, e lei interviene al congresso dicendo: se noi avvocati non stiamo non dalla parte di Caino, stiamo dalla parte dello Stato, perché non diventi Caino quando ha a che fare con Caino, cioè lo Stato, paradosso, che dovrebbe difendere bene, diventa Caino nel modo in cui tratta Caino. E poi la bellezza, l'etica, la cosa che per cui Reinaldo probabilmente dice: non vi azzardate a venire qui se non c'è con voi Sabrina Renna, cioè. Collega, salverà il mondo. Va bene, però la bellezza salva il mondo, io sono convinto, cioè, però Sabrina non è soltanto bella, è anche brava, è anche capace, è anche... Ecco, io l'ho potuta conoscere molto più di vicino in questo viaggio della speranza che abbiamo fatto in Sicilia, dal 20 settembre al 5 ottobre. Ecco, potrei sintetizzarla così: è una persona che non pone in tempo in mezzo tra il dire e il fare, no? E poi Raffaele Solletti, parlo di persone che sono qui presenti, ma potrebbero essere
come dire, racconto loro stesse di storie di altre persone simili, eccetera. Felice Sollecito ha fatto l'esperienza non solo del carcere, ma anche della giustizia che può uccidere, al di là del fatto che poi quella giustizia si risolve nell'esecuzione di una pena. E quindi Raffaele è qui con noi, ma non, è, non abita neanche da queste parti, non so da dove viene per essere qui stasera, stasera con noi. Maria è seduta qui con noi, insomma, è l'avvocato, insomma, diciamo, di quelli, perché c'è il carcere morbido e il carcere duro. Difendere una persona nel carcere morbido un po' ci vuole anche un po' di morbidezza, di dolcezza. Lei difende soprattutto le persone del carcere duro, il 41 bis, no? Il buco più buio dell'universo, più cupo che quello carcerale. Quindi la, la cosa paradossale è che lei difende anche quelli al carcere duro e lo fa con dolcezza e con il sorriso che sempre ha stampato in faccia. Non è come devo presentare Rita Bernardini o Elisabetta Zamperutti. Chiudo semplicemente con una cartella, partendo da una dalla tua domanda. Sì, ma lui non poteva mettere nel suo libro Spesse contro Spemme, liberi dentro, di c'è un film sul carcere, anzi sul carcere più duro, che poi diventa in qualche modo più dolce per la dolcezza che i condannati al carcere duro hanno maturato negli anni di detenzione e di espiazione della pena, diventando persone diverse, talmente diverse da quelle che erano al momento del delitto, che sono diventate innocenti, pur avendo ucciso 40 persone, eccetera. E la diversità dell'uomo della pena rispetto a quella del delitto, è uno Stato che non sa cogliere questa diversità, è uno Stato letteralmente spietato. Non può aver messo Spesse contro Spesse, perché non siamo tra la fine degli anni 60 e gli metà anni 80, su cui insomma, dedichi il tuo capitolo, però voglio dire, stasera averti incontrato qui in questa situazione, magari faremo insieme un altro libro sul carcere degli anni 90, degli anni 2000, su quella forma di artistica, di documentario e di fiction allo stesso tempo che sono i docufilm. E quindi insomma c'è tempo per una nostra lunga, lunga collaborazione. Un po' se siamo qui anche per Elisa, per Umberto, che ci siamo conosciuti sul web, sui social, eccetera, e siamo finalmente poi la volta scorsa abbiamo dato un volto ad un nome, peraltro lei è nota come Delfina. Invece è Elisa, e quindi poi Umberto, che è la dolcezza fatta regia, fatta comunicazione, fatta insomma l'arte, per cui stasera è qui non soltanto come nessuno tocchichino, ma anche come documentarista di questa nostra. Guarda, davvero le vostre suggestioni. Giuliana, tu hai fatto nel carcere quello che, se non ci fossero persone come te, magari il carcere sarebbe un luogo di perdizione totale. Tenti di riparare, di ridurre i danni con l'attività che hai fatto col Sant'Egidio, prima ancora con la Caritas, quello appunto di portare un po' di ristoro, di sollievo, di aiuto materiale, no? Però dimenticavo innanzitutto del capo lì, cioè tu hai esordito parlando di teoria del, ecco come lo interpreto io, detto, qui è teoria, se c'è teoria è teoria di fatti, no? La teoria dell'organizzazione Pannella mi ha insegnato o è teoria dei fatti oppure è semplicemente esercizio puramente astratto e poi ha detto conoscere per comprendere, per capire. No, Plutarco, eccetera. Ascoltare per comprendere. Ascoltare, soprattutto la cosa di cioè Radio Radicale, c'è cioè una trasmissione di Baldassari che più o meno suona. Capire per conoscere. Capire per suona in qualche modo così. Ma poi, Angelo, quello della Protezione Civile, Angelo, insomma, favoloso, straordinario. Tu hai detto, ci occupiamo della ricerca di dispersi, no? Facendolo. Beh, in carcere c'è bisogno di questa protezione civile,
cioè di andare alla ricerca dei dispersi, perché in carcere è un luogo in cui veramente ti puoi perdere per sempre. Quindi con te cosa possiamo fare? Andiamo alla ricerca dei dispersi, quelli che sono le carceri, ma soprattutto poi tu fai, dici, il cane come, almeno così io l'ho sentita, attore del ricongiungimento, della riconciliazione, cioè bellissima. C'è un uomo e magari una donna, uno prigioniero e l'altra libero, o viceversa, una prigioniera e l'altro libero, che si sono persi. Per il solo fatto che uno sta in un luogo e l'altro sta nell'altro. Allora tu dici, se ci sono dei dispersi, persone che sono perse da loro, beh, ci vuole un cane. È straordinaria questa cosa qui. E credo che dobbiamo collaborare insieme per farla. Ritorno anche all'imprenditore. Una cosa da cui io sono sempre stato affascinato. Cioè l'etimologia delle parole che la raccontano più profonda e più vera, più autentica di tante altre parole che nel corso del tempo, avendo perso il senso originario, sono diventate l'opposto di quelle per cui sono nate. Ecologia, economia. Ecco, un imprenditore che ha l'eco, cioè la casa, la famiglia se vuoi, che tiene insieme sia il fare appunto affari, fare impresa, ma anche tener conto dell'impatto che poi questa impresa ha, è l'imprenditore perfetto. L'imprenditore perfetto è l'economista che fa nello stesso tempo l'ecologista, e cioè perché sono tenuti insieme da questa parola bellissima. Poi economia, c'è mia madre che secondo me doveva prendere il premio Nobel per l'economia, perché intendeva l'economia, è stata perfetta in tutta la sua vita, ha durato quasi fino a 100 anni, ed è stata la persona che ha interpretato il senso dell'economia in quello originario. L'economia significa risparmio, fare risparmiare, non aggravare il mondo del peso della produzione della cosa. Quindi ecco, è la parsimonia, no? Vivere con poco, e quindi significa anche vivere meglio. Non mi sono dimenticato forse nessuno, ma tanto siete tutti qui presenti, come faccio a dimenticarmi di voi. Poi, non lo so, io vorrei che Rita, che Elisabetta, ma insomma, siccome ci siamo dati un tempo, che è quello che tu ci hai assegnato, che noi fra 20 minuti dobbiamo mangiare qualcosa. Stanno arrivando già i piatti? Stanno arrivando i piatti, però vorrei davvero... Non me ne vogliono gli altri, perché io ho parlato degli altri che non prenderanno la parola, forse nel modo migliore, perché se parlassero loro rovinerebbero tutto quello che io di loro ho detto. E quindi se non parlano non è un problema. Però voglio dire, siccome per la prima volta che Raffaele è qui con noi, eccetera, però vorrei dire Rita, Elisabetta e poi Raffaele. Sì, okay. E poi si aprono le tavole. Grazie. Allora, radicali di terra e di mare. Esatto. No. Ma guarda, così dice. Secondo me una serata come questa è una buona e bella serata se poi ha delle conseguenze. Certo, si può stare insieme semplicemente per il piacere di stare insieme, ma se ci sono le conseguenze di un dialogo che è arrivato nel profondo, credo che sia molto meglio. Questo è un momento difficile, perché non ce lo dobbiamo nascondere. Alcune delle cose che sono state dette qui, forse tranne le mascherine, sono cose difficilissime da realizzare in questo momento, perché non sappiamo letteralmente che cosa potrà accadere a questo nostro paese, all'Europa, perché poi non siamo immersi in una semplice realtà nazionale. È chiaro che tutti abbiamo la fiducia, cioè cerchiamo di incarnarla, perché
tutto vada bene, che era lo slogan iniziale appena è scoppiato il Covid. Andrà tutto bene, però per far andare tutto bene non credo che si debba stare ad aspettare il prossimo DPCM di Conte, insomma. Forse è necessario fare qualcosa. Ora, venendo al carcere, la situazione oggi, per come la vediamo in questo momento, è sicuramente più drammatica di alcuni mesi fa, perché significa per le persone che sono ristrette aver ridotto infinitamente i rapporti con gli affetti. I colloqui sono praticamente quasi ridotti a zero. Pensate poi per le famiglie che sono lontane, che prima si potevano magari permettere un viaggio ogni tanto per andare a trovare il proprio parente detenuto e oggi non se lo possono più permettere, oppure fra poco sarà addirittura vietato. E quando si svolgono i colloqui sono svolti in una modalità che è un po' come quella del 41 bis, con un vetro divisorio, non ci sono più gli abbracci durante i colloqui. Questi sono 8 mesi che sono passati così. L'unica novità positiva sono le videochiamate, che però durano sempre di meno e comunque sono cose diverse. La sanità dentro il carcere è qualcosa che a mio avviso diventa sempre più lontana dai livelli minimi di assistenza, perché proprio non vengono curate le cose basilari. Le attività trattamentali sono praticamente sospese, i volontari che prima entravano in carcere adesso devono fare delle turnazioni, per cui ne entrano molti e molti di meno. Per cui c'è una situazione, se parliamo di carcere stasera, non credo che possiamo fare l'economia di questa realtà. Certo, tutti noi abbiamo nella nostra testa il fatto che il carcere è qualcosa che non deve esistere, che deve essere abbattuta come realtà, come istituzione totale. Questo è quello che abbiamo nella testa, però fra questo ed essere indifferenti per le vite, i corpi, le anime che attualmente sono recluse, perché arriverà questo futuro che non si sa come lo si sta preparando, in cui il carcere non esisterà più, ecco perché Sergio giustamente diceva dobbiamo farci carico delle realtà che conosciamo, delle persone vive che stanno vivendo momenti veramente drammatici. Cioè noi che siamo fuori, che ancora ci possiamo muovere, abbiamo un'angoscia, no? La viviamo, la sentiamo. Figuratevi uno che sta in carcere, che non vede i propri familiari, che fa una telefonata ogni tanto, cioè è qualcosa di disperante in quel luogo che non ti offre, già non te li offriva prima, ma che ti offre sempre meno stimoli per legarti alla realtà che c'è fuori. E allora io credo che se per tutte le cose che sono state dette noi dobbiamo metterci proprio attorno a un tavolo e vedere concretamente. Noi abbiamo molte conoscenze, conosciamo, comunque ci rispettano, per esempio pensavo al direttore della Cassa delle Ammende, che è il giudice Colombo, lui può mettere a disposizione su dei progetti che siano validi, può intervenire. Abbiamo queste conoscenze di persone
che non dico che abbiamo fatto cambiare noi, perché Colombo, Gerardo Colombo era quello di Mani Pulite, però una piccola dose ce l'abbiamo messa anche noi. Lui è oggi quello che dice no all'ergastolo ostativo, no al carcere per come è concepito oggi, quindi il superamento del carcere e addirittura del diritto penale. Quindi mettiamoci al lavoro e vediamo come si può fare. Però credo che, come ci diceva Pannella, di fronte a situazioni particolari, lui diceva qui ed ora, cioè qui ed ora non si può fare l'economia di occuparci di una realtà drammatica che le persone e i familiari, le persone recluse, i loro familiari stanno vivendo più di altre, sicuramente più di altre. Poi ci sono anche altre realtà, io non voglio dimenticare che ci sono altre realtà di povertà e di abbandono, impossibilità di arricchimento spirituale e culturale, che sono delle realtà veramente molto dolorose, che esistono e delle quali occorre farsi carico. Per cui io dico, se da stasera nascesse qualcosa, io dico su questa proposta di legge per cui mi ha dato una mano Maria Brucale, il professor Bronzo, che abbiamo presentato come nessuno Don Chicchiaino e come Partito Radicale, che è quella di aumentare immediatamente, quasi raddoppiarli, i giorni di liberazione anticipata ogni semestre. Che significa? Significa che le persone che sono più vicine al fine pena hanno più possibilità di uscire rapidamente, perché attualmente, per chi non lo sapesse, i giorni di liberazione anticipata sono 45, diventerebbero 75 ogni semestre e quindi la pena si accorcia. Marco Taradas ci ricordava nella rassegna stampa fatta stamattina, sì, bellissimo oggi, che in Gran Bretagna, dove sono abbastanza severi, no? C'è la notte, quindi. In Gran Bretagna un giorno di carcere ti dà diritto a un giorno di liberazione anticipata, perché dice c'è il giorno e c'è la notte. E c'è la notte. Quindi sarebbero 3 mesi ogni 6 mesi, quindi 90 giorni ogni 6 mesi. Quindi io dico che questa è una proposta, non è l'amnistia, per cui tutti quando si nomina sta parola sacrosanta, però consentirebbe a diverse persone via via di uscire dal carcere e di sgravare, perché la popolazione penitenziaria continua ad aumentare di 300-400 unità sul totale al mese. Quindi io dico, facciamo tutto, non risparmiamoci niente, ma come dicono Sergio e Elisabetta, è un po' tutti noi che siamo a contatto con i casi concreti, quelli che ci hanno chiamato oggi mentre venivamo in macchina, cioè persone che hanno il padre, oggi ci ha chiamato il figlio di uno che era stato operato al cuore, da 15 giorni ricoverato, non sapeva una notizia del padre, non sapeva come stava, magari poteva essere anche morto, nessuno ti dice niente. Chiami in ospedale, non ti posso dare informazioni. Chiami in carcere, non ti posso dare informazioni. Cioè, noi che conosciamo queste storie, e poi fra l'altro vedo adesso sollecito, lui, guardate, ve lo dico perché è espertissimo di informatica e quindi credo che possa dare una mano a tutti noi per dei progetti. Si tratta di avere la fantasia, la concretezza, poi di mettersi attorno a un tavolo e di farli. Grazie. Grazie. Elisa, Betta. C'era una Betta. Germana, tu hai iniziato questa nostra serata parlando del fil rouge,
Del filo rosso. Perché l'hai chiamata Germania? Come lui ti chiama? Ti chiama Germania? No, mi chiamo Giuliana. Giuliana, scusa. Ma non è grave. È come della piena. Non sbagliato. È lui, Elisa. Qui ci si, c'è la licenza poetica di cambiare i nomi. Rifacciamo Giuliana, scusami. La rifacciamo, va benissimo. No, così. Va bene così, non lo so come è subentrato il nome, perché, il nome Germana. Perché è Germana, è sorella nostra. No, Giuliana è anche più armonico rispetto al riferimento a questo filo rosso che davvero mi ha colpita, perché so come il filo rosso sia un riferimento tanto della Kabbalah quanto anche del pensiero buddista, perché è quel filo sottilissimo ma solidissimo che in queste due culture unisce coloro che nella vita sono destinati ad incontrarsi. E il filo rosso è anche il dono che nel buddismo si fa alla coppia che si sposa, e che quindi se il progetto è sano, se il progetto è buono, è destinato a durare nel tempo. E io credo che questa sera, per tutto quello che abbiamo detto e per come lo abbiamo detto e per come stiamo stando insieme, è quasi il suggello di un'unione che io mi auguro possa proseguire e durare nel tempo, e che avviene peraltro in un luogo, Rainaldo, speciale, la Corte dei Brut, che per me è un insieme di notte di luce, no? Abbiamo parlato dei giorni e poi ci sono anche le notti. E qui è come un posto esoterico, dove c'è la luce, c'è il giorno, c'è il sole di mezzanotte. Mi ha colpito tantissimo la volta scorsa, quando a mezzanotte si è illuminato il sole. Quindi questo buio e questa luce, questa notte, questo giorno, che poi è la dimensione del carcere ed è il confronto che ognuno di noi deve avere con la dimensione oscura del male. E Matteo ha parlato della New Hollywood e della capacità di questi registi di confrontarsi, no? Anche coi fantasmi che Marco Pannella ricordava sempre, la capacità di Hollywood, quindi della democrazia americana, di raccontare se stessa, quindi anche i propri fantasmi, le proprie notti, le proprie oscurità. E credo che ci sia anche rispetto a questo molto da fare, molto da elaborare e molto da lavorare, perché penso che anche rispetto alla realtà, alla dimensione italiana, il racconto, la spiegazione, la narrazione del buio, no? Del male, a cui dare luce, a cui dare un senso, perché poi il male o ha un senso o cerchi un senso o è disperazione, e quando invece è speranza quello che dobbiamo sempre cercare e coltivare, perché questa è la dimensione della luce. E quindi io davvero non voglio rubare tempo, penso che sia una posizione di grandissima forza quella che noi abbiamo espresso oggi, anche in questo nostro ritrovarci. Non siamo riusciti a fare il laboratorio nel carcere di Opera, ma lo rifaremo, lo riprenderemo, troveremo sicuramente il modo per continuare a entrare, a dialogare, a elevare la coscienza ed estendere la consapevolezza, perché questo è il senso di quello che Nessuno Tocchi Caino poi fa, lo ha fatto rispetto alla pena di morte, lo ha fatto rispetto all'ergastolo ostativo con quel faro di luce che è stato letteralmente sparato dalla Corte Europea di Strasburgo e poi riflesso dalla Corte Costituzionale italiana. E quindi è luce quella che dobbiamo richiamare come specchi, e specchio siamo.
e coltiviamoci come tali. Io ringrazio in particolare Raffaele Sollecito che oggi ha voluto iscriversi a Nessuno Tocchi Caino, già lo avevi fatto al Partito Radicale, e aspetto solo l'iscrizione a questo punto di Matteo. Raffaele. Sì, penso che in qualche maniera mi avreste, diciamo, molti di voi mi avranno visto in interviste, piuttosto che trasmissioni o sui giornali per fatti nefasti. Sono stato in carcere 4 anni, ho vissuto un inferno di 5 gradi di giudizio, il processo in tutto è durato più di 8 anni. Ho fatto il carcere duro, ho fatto l'isolamento, ho vissuto tante cose di cui giornalmente Rita Bernardini, i radicali affrontano nelle carceri, sia per chi si sconta la pena, sia per chi non è innocente, riesce come me a dimostrarlo, perché non sempre succede che si riesce a dimostrare la propria innocenza, soprattutto quando non si hanno purtroppo le risorse per difendersi. E tutto, io mi sono avvicinato al Partito Radicale e già poco tempo dopo che sono stato scarcerato, proprio per una comunanza di ideali, una comunanza di proposte, di proselti. E oltretutto poi nel 2016 ho fatto un convegno con Sabrina Renna che mi ha, diciamo, invitato di nuovo a partecipare a Con Nessuno Tocchi Caino, a questa riunione che doveva essere al carcere di Opera. Mi sono impegnato anche a fare delle visite nelle carceri con i radicali su a Milano. Io attualmente vivo a Milano da un poco meno di un annetto, perché lavoro come ingegnere informatico a Milano. Sto andando avanti nella mia battaglia per avere un giusto risarcimento da parte dello Stato, dopo che la mia famiglia è stata messa in ginocchio dalle spese processuali che abbiamo dovuto affrontare, e oltretutto lo Stato stesso mi ha totalmente abbandonato. Dopo che c'è stata una sentenza di assoluzione, non ha fatto nulla per riabilitare la mia immagine, che è stata totalmente fatta a pezzi, senza una ragione particolare, perché nessuno mi conosceva prima del caso Kercher, nessuno sapeva chi ero un ingegnere che stava studiando per diventarlo, e a un certo punto le indagini si sono concentrate su Amandanotto su di me e mi hanno dipinto come un mostro, come un assassino, come una persona fredda e distaccata, senza conoscermi, senza minimamente nemmeno parlare con me. Cioè, sono stato descritto prima ancora che nessuno mi conoscesse, e quella descrizione era distruttiva, ero l'incarnazione del male, cosa che ovviamente quando sono uscito dal carcere mi ritengo di non essere, diciamo, io quando sono uscito dal carcere sono stato in un periodo di depressione totale, perché mi rendevo conto che tutto quello che era stato descritto di me e tutto quello che era rappresentato di me nella società, nel mondo che conoscevo, era totalmente cambiato, quindi mi aspettava di affrontare un mondo che non conoscevo, ma oltretutto che era totalmente ostile nei miei confronti, perché mi avevano già descritto come un mostro, un assassino, e avevano descritto una personalità che non ho. Perciò non sapevo come affrontare questo mondo, avevo passato già anni bui di carcere, addirittura io per fare gli esami mi trasportavano con una camionetta, quella per trasportare i detenuti, con con delle fessurine a groviera per soltanto per respirare, perché non riuscivo nemmeno a muovere bene le gambe, perché battevano costantemente contro la grata di ferro, e dovevo stare lì 8 ore e non potevo nemmeno andare in bagno, perché per fare gli esami dovevo andare a Verona, e fare gli esami in quella situazione era per me drammatico,
quindi ho dovuto affrontare tutto il periodo del carcere con il fatto che potevo parlare con la mia famiglia solo 2 ore a settimana, tutte le restrizioni, il carcere della sezione dei protetti dove le restrizioni sono fortissime, sono molto più forti dei comuni. Mi sono stato messo in quella sezione perché in pratica l'amministrazione carceraria pensava che rischiavo la mia incolumità mettendomi nei comuni perché ero accusato di un omicidio molto grave nei confronti di una ragazza. Ma io stavo in isolamento, stavo perdendo la testa, addirittura non mi rendevo conto più qual era il giorno e la notte, non mi rendevo conto se ero nudo, se ero vestito, se ero nudo. Cominciavo ad avere dei problemi, misi la firma per andare tra i comuni e mi spostarono direttamente nel carcere, nella sezione protetta. Però ovviamente per me sono stati anni estremamente difficili e dopo tutti questi anni lo Stato mi abbandona, non mi riabilita e mi lascia affrontare situazioni di vita brutte, terribili, perché immaginate che cosa significhi per una famiglia dopo che ha affrontato tutte quelle spese tenersi una spada di Damocle di tantissimi migliaia di euro che gli avvocati ancora possono in qualche maniera volere ancora in parcella perché ci sono delle fatture emesse. Che cosa significhi un debito di questo genere? Che cosa significhi poi affrontare una società dove io stesso, superando da ingegnere dei test di grossissime società delle multinazionali, sia in Francia sia in Inghilterra, dopo che ho superato i test, dopo che mi hanno addirittura pagato la trasferta per andare negli uffici da loro, dopo qualche giorno si rendono conto della mia esposizione mediatica, mi strappano il contratto e mi scrivono: non sapremo come gestire le tue esposizioni mediatiche qui in azienda. E io mi sono ritrovato più volte in queste situazioni. Per fortuna, comunque, continuando a perseverare, a cercare, ho trovato anche aziende che non se ne fregavano assolutamente niente di queste discriminazioni, perché sono discriminazioni belle e buone. In tutto questo ho continuato costantemente a studiare, a crescere nella mia grande passione, che è appunto il mio lavoro, e sono comunque riuscito ad andare avanti e quest'oggi mi ritrovo a Milano. E ho avuto anche l'idea, di questa idea l'ho condivisa anche con Sabrina e con Rita, che è poter magari insegnare nelle carceri l'informatica nel senso di sviluppo full stack, che significa sviluppare le applicazioni sia dalla parte del server che dalla parte del client, delle applicazioni che vediamo sia sul cellulare che quelle che vediamo sul web. In pratica fare il lavoro direttamente nelle carceri, perché è possibile. L'unica cosa, ci sono delle questioni tecniche da affrontare e burocratiche da affrontare con l'amministrazione dell'amministrazione penitenziaria per le connessioni, per i permessi di navigare su alcuni siti che poi servono da strumento per fare quel lavoro, ma sostanzialmente soprattutto per situazioni dove non c'è alta sicurezza, secondo me sono strade molto, molto percorribili, cioè si possono percorrere facilmente. In questo modo si dà la possibilità di studiare a un detenuto e cominciare già a lavorare già mentre è in carcere, per poi avere la possibilità dopo, quando sarà uscito, addirittura di scegliere qual è il suo lavoro, qual è la posizione migliore per lui. Sarebbe, io l'ho proposta e secondo me è un'idea interessante dal mio punto di vista, che conosco il mio settore. Detto questo, non voglio dilungarmi, non voglio dilungarmi, ci auguro a tutti quanti una buona cena, speriamo che non ci sia raffreddata la polenta.
Sì. Ciao, Maurizio, vogliamo soltanto una impressione di questa serata dei progetti della cooperativa, se vi siete voi di Nessuno Tocchi Caino, che impressione avete avuto? Sì, un'impressione anche questa positiva di ricchezza di idee, di scambi, confronti diciamo sul vissuto e su quello che c'è da vivere, diciamo, con... facendo diciamo i conti su questa situazione attuale che è difficile, quella diciamo appunto del poter rientrare in carcere da liberi e con i liberi dentro, però appunto con mille idee per far questo diciamo anche nel tempo imminente, diciamo, non solo in quello più avanti. Grazie di cuore. Grazie a te. Stiamo chiedendo insieme a me. Ah, insieme a Rinaldo, ecco. Quindi ancora peggio, perché con questa inquietante presenza al tuo fianco, volevo chiederti che feedback hai avuto di questa serata e della cooperativa sociale Arnia, dei progetti che ha proposto, che impressione hai? Beh, è stata una serata molto bella di amicizia e secondo me avrà dei risultati molto importanti. Sono sicurissima che ci possiamo mettere intorno al tavolo, realizzare i progetti che puntano ad un carcere che non sia illegale come è oggi, perché tutto quello che è scritto nelle leggi non viene minimamente realizzato. E noi vogliamo che il carcere sia corrispondente a quello che dice la nostra Costituzione. Dopodiché credo che sia passato anche il messaggio che è importante subito che il governo intervenga per diminuire il numero delle presenze in carcere. Ci sono delle proposte di legge che sono state presentate e occorre che, così come il governo sembra preoccuparsi di tutti i cittadini italiani, ecco, fra i cittadini italiani ci sono anche coloro che sono detenuti e che stanno vivendo una detenzione ancora più illegale della precedente, perché sono costretti a trascurare gli affetti, sono trascurati incredibilmente dal punto di vista sanitario, sono chiusi in cella e non hanno niente da fare. Devono stare solo con la loro disperazione, questo non è possibile accettarlo e quindi chiederemo al governo un intervento immediato. Grazie Rita. E tu Rinaldo, vuoi aggiungere due parole da parte di Arnia? No, guarda, c'è una canzone particolarissima che sta dicendo già tutto. Grazie a voi. Grazie. Grazie a Rita. Ciao, e tu che immagino è la prima volta che vieni qua alla Corte, ma da tantissimi anni che sei nel mondo radicale, che impressione hai avuto di questa serata e delle proposte della cooperativa sociale Arnia? Dunque, interessantissime veramente, perché di solito siamo abituati a confrontarci praticamente tra di noi con qualche affluente dall'esterno arriva, ma è abbastanza raro, quindi siamo molto contenti prima di tutto che ci sia qualcuno che si interessa a queste tematiche che a noi stanno veramente molto a cuore. E poi la serata è stata bellissima. La Corte non la conoscevo, non conoscevo quel signore lì che c'ha la faccia da Caino, da delinquente, quindi mi sta parecchio simpatico. È genetico, mi sta parecchio simpatico, e quindi ci rivedremo anche al di fuori probabilmente delle questioni politiche o sociali, organizzative, e vedremo di continuare questa conoscenza che per me è nata questa sera, per gli altri è più vecchia, più consolidata, ma sicuramente faremo delle belle cose. Grazie mille. Caro Emir, tu che impressione hai avuto di questa serata e cosa ne pensi delle proposte che la cooperativa ha fatto a Nessuno Tocchi Caino? Era una serata piacevole perché c'è stata la possibilità di rivedere di nuovo amici vecchi, conoscere dei amici nuovi. Le proposte, oltre ad essere utili, sono delle proposte necessarie
perché sono proposte che farebbero bene alla comunità, nello specifico quella carceraria, ma farebbero bene anche all'altra comunità, perché si dà la dignità a una persona di integrarsi e di essere di nuovo utile per la società. E sono comunque dei progetti, anche se sono modesti o piccoli, fanno sì di essere dei progetti realizzabili. Ecco, noi abbiamo bisogno di progetti che siano realizzabili. Questi progetti di oggi sono così. Grazie mille, grazie. Grazie a te. Ciao Sabrina, volevamo chiederti che impressione hai avuto di questa serata e cosa ne pensi delle proposte che la cooperativa sociale Arnia ha messo avanti. Intanto è stata una serata certamente insomma ricca di spunti di riflessione. Siamo riusciti a toccare svariati temi e questo è un fatto certamente importante, ma soprattutto abbiamo ricevuto proposte interessanti e questo ci dà l'opportunità anche di riuscire a vedere il carcere soprattutto sotto altra prospettiva. Sicuramente la proposta della cooperativa Arnia non può che essere tenuta in considerazione e valorizzata, quindi certamente è un fatto importante che esistano queste realtà nel nostro paese che portano avanti queste battaglie solitarie, ma seppur solitarie, importanti. Poi abbiamo ricevuto una testimonianza importante che è quella di Raffaele Sollecito, che ha dato la propria disponibilità anche a poter fare degli incontri in carcere per poter fornire ai detenuti la necessaria formazione per poter poi riuscire a non incorrere in quel gap insomma che purtroppo spesso riscontriamo, ovvero la mancanza di lavoro in carcere, ma soprattutto la mancanza di prospettiva fuori dal carcere. Quindi puntiamo molto sulla formazione, puntiamo molto sul lavoro e puntiamo molto sulla rieducazione, che deve essere certamente accompagnata da fatti e percorsi concreti. Grazie mille Sabrina. Grazie a voi. E tu Raffaele, a cui do la mia solidarietà per la tua terribile storia, vuoi dirci qualcosa? Sì, innanzitutto sono contento di essere tornato nel mondo radicale a far parte del gruppo e di promuovere le battaglie radicali e soprattutto di, se posso in qualche maniera, apportare il mio contributo, che penso sia diciamo così anche un altro pezzo del puzzle delle ingiustizie che avvengono oggigiorno in Italia. Sicuramente il mio contributo in qualche maniera può aiutare anche molte altre persone. In particolar modo ho parlato della possibilità, della mia idea di far studiare l'informatica ai detenuti in carcere e già poter in qualche maniera iniziare a lavorare ai detenuti in carcere, quindi sicuramente sarebbe secondo me una strada molto possibile e fattibile come ipotetico reinserimento e percorso di reinserimento dei detenuti. Sì, perché tu poi una cosa che sai benissimo è che anche quando finisce la pena carceraria la pena continua, perché c'è lo stigma sociale, perché cioè il reinserimento è una pena ulteriore quella, cioè. C'è lo stigma sociale per ovviamente per chi è stato condannato, figuriamo, ma anche per gli innocenti, come me. La tua storia, guarda, mi ha fatto riflettere, ti ascoltavo, pensavo questa cosa è terribile, di una persona innocente, secondo la legge dichiarata innocente, che però continua a vivere come se, agli occhi della gente, come se fosse colpevole il lavoro, i problemi del lavoro, cioè che paga il peso anche se è innocente, anche dopo la soluzione. Questo esatto, è terribile. Esatto, perché terribile. Ci sono state appunto delle multinazionali che mi hanno, dopo che ho fatto i test, dopo che mi hanno anche pagato la trasferta fuori all'estero, mi hanno stracciato il contratto dopo pochi giorni perché non scrivendo testualmente che non sapevano come trattare la mia esposizione mediatica. Questo ovviamente mi ha fatto molto male, non solo moralmente, ma anche dovuto cercare altre soluzioni e alla fine comunque il mio percorso lo sto facendo con molte difficoltà,
con i debiti del processo e con lo Stato totalmente assente che mi ha abbandonato a me e alla mia famiglia, non riconoscendomi nulla né dal punto di vista dell'immagine, che è stata totalmente compromessa e distrutta, e né tantomeno dal punto di vista risarcitorio, dove io, e questa cosa mi fa malissimo, dove io ho dovuto vendere delle proprietà di famiglia di mia madre che non c'è più per un sbaglio dello Stato. Cioè io ho pagato i danni dello Stato con delle proprietà di mia madre che non c'è più. Io questa cosa non mi dà pace, mi dispiace, ma la reputo totalmente ingiusta. Sono ingiustizie terribili. Grazie Raffaele e ancora solidarietà per la tua tragedia. E tu Antonio cosa ci dici su questa serata, che conclusioni tireresti? Ma credo sia stata una serata radicale tra compagni nel senso classico, che condividono il pane, e il pane in questo paese non è soltanto un pane materiale, concreto, ma è un bisogno disperato di ragionare, di dibattere anche in questo momento di restrizioni. Non bisogna smettere di esercitare il pensiero su questioni che sono questioni di minoranza, ma non sono questioni minoritarie, perché il ragionamento sul carcere, sulla libertà, sulla dignità umana è la questione delle questioni. Lo aveva capito Pannella quando diceva che la questione della giustizia è la grande questione di questo paese. Ce ne siamo bene resi conto questa sera ascoltando la storia di Sollecito, di questo processo di natura totalmente indiziaria. Lo Stato è stato Caino perché ha condannato un innocente, ma ancora di più non recupera, non riconosce un principio riparatore, quello di ritornare ad avere le carte in regola attraverso gli strumenti risarcitori. Ecco, io penso che essere radicali oggi significa andare alla radice dei problemi, ma soprattutto non smettere di credere che si possa cambiare, non accettare l'irredimibilità. È stata poi una bellissima serata alla Corte dei Brut, e il confronto con una cooperativa che non è un'esperienza nominalistica, non è un'esperienza formale, ma è un'esperienza sostanziale, addendo persone che sul vissuto, sulla pelle, cercano di migliorare le cose dell'oggi e di costruire un futuro attraverso l'unico strumento che è in grado di consegnarcelo, che è il progetto. Grazie mille caro Antonio. Grazie a te. Ciao Sergio, volevo chiederti un'impressione finale su questa serata e sulle proposte che ha fatto la cooperativa sociale Arnia, e anche un po' una tua piccola impressione su questa realtà di questa cooperativa Arnia che hai scoperto di recente. Cosa ne pensi sinceramente? Ma intanto sulla serata, che è stato un incontro straordinario perché si sono trovate persone, guarda, straordinarie perché uniche, diverse l'una dall'altra, e gli incontri veri e autentici sono quelli quando si incontrano persone diverse, perché comunque l'insieme arricchisce tutti e ciascuno. È una realtà bella questa qui, si respira un'aria magica in questa Corte dei Brut, cooperativa Arnia, ma soprattutto la bellezza sta nel fatto che insomma sono persone impegnate sul mondo che noi dovremmo tenere a mente, perché non è un mondo a parte, quello delle carceri, quello del disagio sociale, quello dell'emarginazione sociale. Riuscire a tenerle queste realtà, diciamo, emarginate nell'insieme della comunità umana, della società, significa rendere la società una realtà più ordinata, più armonica, più sicura. Grazie mille.
Ciao cara Maria, volevamo chiedere anche a te un parere finale, un tirare le somme su questa serata e su che impressione ti hanno fatto la cooperativa sociale Arnia con la Giuliana ad esempio e le proposte e idee che sono venute fuori questa sera. Allora, Giuliana è una persona di luce, la cooperativa Arnia è un progetto interessante, brillante, luminoso e anche che ha i suoi angoli bui, che sono quelli che rendono affascinante un progetto. Io sono stata benissimo con ognuno di voi e ho la sensazione che siamo proprio anime affini che navigano nella stessa direzione, che è quella appunto di una progettualità comune nell'interesse comune condiviso di realtà minori, di realtà sofferte che siamo in grado di aiutare e naturalmente di più se siamo tutti insieme. Grazie di cuore, grazie, cara Maria. Grazie. Grazie. Ciao Matteo, chiedo anche a te di darci, di darci un parere su questa serata e cosa ne pensi della relazione nascente tra Cooperativa Sociale Arnia e Nessuno Tocchi Caino e le proposte che sono uscite. Allora, ne penso benissimo, la cooperativa Arnia è una realtà che conosco molto bene, soprattutto per ragioni culturali e artistiche, l'associazione Nessuno Tocchi Caino è una realtà che conosco, meglio, conoscevo di nome fino a poche ore fa, ma adesso la conosco anche di fatto, ne conosco i volti, ne conosco i principi, gli obiettivi, devo dire che ho conosciuto persone molto in gamba e ragioni molto fondate, quindi penso che ci possa essere spazio per una riflessione ancora più compiuta e per future collaborazioni. Grazie, grazie. Grazie a voi. Ciao Carlo, volevo chiederti un parere finale su questa serata e questo incontro tra la cooperativa e Nessuno Tocchi Caino e anche due parole sui progetti, che soprattutto sul tuo progetto che è uscito fuori. Guarda, spero tanto di poter iniziare questo progetto con l'associazione. I presupposti ci sono tutti, c'è tanto entusiasmo, tanta voglia di fare e speriamo di concretizzare, come dicevamo all'inizio. Di che progetto si tratta? È il progetto della produzione. Io lo so, però per l'eventuale ascoltatore, ecco, di che progetto si tratta? È una produzione di mascherine chirurgiche riutilizzabili con un lato esterno stampato che verrebbero prodotte negli istituti penitenziari italiani. Grazie mille. Ciao Giuliana, che conclusioni, che opinione ti sei fatta alla fine di questa serata sulla collaborazione nascente tra Cooperativa Sociale Arnia e Nessuno Tocchi Caino e sui progetti che sono stati messi sul tavolo? Penso che sarà una collaborazione che porterà tantissimi frutti, perché penso che abbiamo degli obiettivi in comune e abbiamo delle basi che possiamo condividere insieme, quindi penso che ci sarà qualcosa di concreto che arriverà al più presto da questa serata. Bene, bene, bene. Anche voi due volete farla o no? Tanto è tuo padre. Ciao Elisabetta, volevamo quindi sapere un parere finale sulla serata, la cooperativa e le proposte sul tavolo. È stato uno scambio a 360 gradi che ha riguardato lo Stato di diritto, i diritti umani, l'economia e anche l'ecologia, perché poi tutto sta insieme in una visione armonica anche della politica, oltre che del modo di essere di ciascuno di noi. Io ringrazio ancora una volta Rainaldo Graziani per aver messo a disposizione la Corte dei Brut per un incontro che è stato uno scambio, che è stato un arricchimento reciproco di relazioni fondamentalmente, perché bisogna relazionarsi, bisogna scambiare, bisogna creare un'unione di intendimenti e continuamente arricchirli e proseguire
in questo senso, e non è nello scontro, non è nell'alimentare le divisioni, le separazioni, i contrasti che ci si arricchisce, no, è nel costruire un'idea che ci tiene tutti insieme, e è quello che è successo oggi, anche se non c'è stato il laboratorio di nessuno tucchicheino spes contra spem nel carcere di Opera. Penso che comunque le nostre note e le nostre vibrazioni sono arrivate anche nel carcere, che poi non sta poi tanto lontano da qui. E tornerete per futuri incontri di questo tipo qua alla Corte? Io spero proprio di sì. Anche noi speriamo proprio che continui, quindi che sia solo un inizio. Grazie mille.